Eccoci qua. Allora, vedo che alcuni di voi sono già connessi, intanto buonasera, aspetto un momento giusto che si connettano tutte le persone. Bene, buonasera a tutti, buonasera Luisa, la soglia. Ecco, vedo che vi state iniziando a connettere. Dunque, io sono Dorian, intanto, e sono uno dei fondatori della Società dello Zolfo. La Società dello Zolfo è un centro di studi e ricerche su esoterismo e occultismo, nato a Parma nel 2015. In questi anni ci siamo occupati di portare conferenze, convegni, organizzare corsi legati a questi temi. Questa sera siamo qui a parlare di massoneria, un tema. Diciamo un tema che tanti di voi ci hanno chiesto di trattare, e per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un seminario che partirà il 19 maggio, dura 4 lezioni e sarà tenuto da Roberto Cecchetti e Michele Leone, che tra l'altro sono qui presenti anche stasera, e sarà un seminario per avvicinarvi alla filosofia, ai simboli, e a introdurvi a che cos'è realmente la massoneria. Dato che in tantissimi ci avete scritto e in tantissimi vi siete iscritti, intanto vi ringrazio, sono tante le domande che ci sono arrivate in questi ultimi 10 giorni riguardanti proprio il seminario. Perciò abbiamo deciso di fare una serata, questa qua di stasera, in una delle nostre conferenze pubbliche, dove abbiamo invitato Michele Leone, appunto, Roberto Cecchetti e un altro studioso, Daniele Tommasin, per parlare un po' di massoneria e per rispondere ad alcune delle domande che ci avete fatto. Quindi io adesso ci vediamo tra un attimo, mando la sigla e ci vediamo tra un attimo con i nostri ospiti. Ed eccoci qua. Bene, allora, intanto ancora buonasera a tutti. Vedo che vi siete connessi ormai in tanti. Sono qui insieme ai 3 relatori della serata, che saluto. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, buonasera. Bene, abbiamo rapidamente Michele Leone, che è un filosofo, uno scrittore, un esperto di ermetismo, di filosofia occulta. È la mente dietro al progetto Lexicon Symbolorum, che da poco ha iniziato la nuova stagione. Dopo qui di sotto vi lascerò il link per andare a dare un'occhiata. Ha scritto un bellissimo libro chiamato Guida alla Massoneria per Odoi Edizioni ed è qui per parlare proprio di uno dei suoi campi. Roberto Cecchetti è stato con noi un ospite e ha curato il seminario dedicato a Carl Gustav Jung. È un filosofo ed è un analista filosofo. Daniele Tommasin è uno studioso di massoneria, di simbologia della massoneria e di storia della massoneria. Buonasera a tutti, intanto, e grazie mille di essere qua con noi stasera. Bene, inizierei la puntata della serata facendovi una domanda molto breve di introduzione per tutte le persone che sono in ascolto. Vi chiederei che cos'è intanto per voi, in poche parole, la massoneria. E partiamo da te, Michele. Buonasera a tutti. Cos'è per me la massoneria? E non secondo me. Per me la massoneria è un grande viaggio, è un grande amore, è un grande ideale. È un viaggio perché è un viaggio alla scoperta dell'essere umano e alla scoperta della sua perfettibilità.
È un grande amore perché io sono innamorato della massoneria da circa 30 anni ed è stata una storia d'amore, come tutte le storie d'amore lunghe, piena di momenti intensi, di alti, di bassi, ma densa. Ed è un ideale perché dal mio punto di vista la massoneria nella sua attuazione pratica del qui ed ora non esiste. Esistono le massonerie nel qui ed ora nel mondo in cui viviamo, ma la massoneria da certi punti di vista è paragonabile ad un'idea iperuranica di Platone. Quindi ideale ma reale al tempo stesso nell'atto del fare massoneria dei massoni. Bene, grazie Michele. Continuiamo allora con Daniele. Beh, allora, buonasera a tutti. Che cos'è la massoneria? Una bella domanda, semplice ma spigolosa al tempo stesso. Come diceva Michele, per me magari ne vedo più i tratti romantici. È un ideale, è una scelta, una fede. Poi che cos'è a livello tecnico per i non addetti ai lavori potrebbe essere riassunta come un insieme di uomini liberi che con connotazioni eterogenee puntano a un miglioramento continuo personale. Può essere definita come una scuola di vita. È affascinante quello che diceva Michele, una specie di matrimonio o una relazione con un amore eterno. Ecco, poi per quanto riguarda l'aspetto tecnico e simbolico, magari lo affrontiamo più tardi. Sì. Grazie Daniele intanto. Grazie a voi. Bene, Roberto, allora, do la parola a te. Bene, no? Sì, direi che senz'altro, innanzitutto, per quanto mi riguarda, ma penso anche per gli amici che mi hanno preceduto, massoneria, innanzitutto, certo è un ideale, innanzitutto è un dono. Viene porto da iniziato a iniziato, no? Quindi è un qualcosa che viene offerto, no? Generalmente non è che si va noi a cercare la massoneria, no? Capita che un amico ti doni questa possibilità e quindi va da sé che poi l'adesione eventuale a questo ideale è una scelta che si attua presumibilmente a partire dalla libertà con cui proprio i massoni e la massoneria proprio vede l'uomo, no? Nella sua libertà di scelta, nella sua libertà, potremmo dire, di crescita, di individuazione, ma non solo, diciamo, riguardo a se stesso e quindi un perfezionamento interiore individuale, no? Ma anche possibilmente in qualcosa che poi è offerto anche diciamo, alla società, no? Per perfezionare possibilmente anche il mondo che ci circonda e quindi, diciamo, anche potremmo dire la società, no? In primo luogo, però, direi che la massoneria è un luogo dove si può fare, in primo luogo è un luogo dove si può fare, però veramente si trova la parolina magica dell'iniziazione, no? Quindi un'iniziazione consapevole, che cos'è, che cosa non è, poi magari ne parliamo, no? Però senz'altro direi che per me è stato e può essere ed è e continua ad essere una scelta verso l'iniziazione, una scelta libera verso il progresso nell'iniziazione. Bene, grazie Roberto. Intanto vi ringrazio tanto di questa prima risposta. Avete dato un bellissimo incipit alla conferenza. Io risaluto tutte le persone che sono qui, che ormai siete tantissimi collegati. Vi ricordo che nei commenti qui di fianco potete scrivere tutte le domande durante la conferenza che avete e alla fine le leggerò ai nostri ospiti, le faremo ai nostri ospiti. Io vi consiglio di farne e di togliervi i vostri dubbi, perché avere tutti e tre questi relatori qui stasera è una
una cosa che non succede spesso, e quindi insomma, se fossi in voi mi toglierei i dubbi che avete. Se avete delle domande, fatele pure. Vi ricordo anche che qui sotto c'è un tasto rosso per l'iscrizione al canale. Iscrivetevi al canale della Società dello Zolfo, perché in questo modo supportate le conferenze gratuite che facciamo come questa. Bene, dunque entriamo un po' nel vivo del discorso. Ci sono tantissime cose di cui parlare stasera, il collegamento con il lato esoterico della massoneria, che è una scuola iniziatica, alcuni dei simboli principali, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa che vorrei chiedervi, la chiedo a te, Daniele, è molto semplice in qualche modo, cioè voglio chiederti quanti gradi ci sono all'interno della massoneria, e se puoi descriverci in qualche modo, diciamo, il percorso massonico per una persona che inizia, che entra in massoneria. Certamente. Allora, l'aspetto forse più interessante, sono entrambi, ma proprio la scelta dell'entrata in massoneria. Cioè, il percorso inizia nel momento in cui il bussante, così definito, si pone delle domande. Domande relative al senso che può avere il suo percorso nella vita, piuttosto che domande che ci si pone quando ci si trova in situazioni di pienezza. Se ha un lavoro, se ha una famiglia, se ha una fidanzata, però si sente che manca ancora qualcosa per essere estremamente completi, cioè avere ancora informazioni sulla vita. Quindi quando si comincia ad interrogare sul significato delle proprie gesta, delle proprie azioni, da lì si mette già in moto un inizio di percorso massonico, che inizia con la richiesta di poter essere valutati per poter entrare successivamente in una loggia massonica. È evidente che l'iter per poter essere valutati passa per diverse figure, che normalmente vengono definite tegolatori, che verificano, analizzano in qualche maniera, chiacchierano con il candidato, che da adesso definiremo bussante. E una volta che sono stati effettuati dei passaggi, che viene valutato positivamente dai tegolatori, in quel momento si dà la possibilità di accedere al cosiddetto rito di iniziazione. E da lì inizia il vero percorso, un percorso fatto di crescita personale attraverso diversi gradi che a breve vedremo i gradi più semplici, ovviamente per ragioni di tempistica riusciamo a vedere anche i gradi superiori, però i principali determinano abbastanza scrupolosamente il percorso dell'iniziato. Quindi una volta valutato positivamente si entra a far parte della loggia, dell'officina, si entra in relazione con gli altri fratelli. È evidente che una volta iniziata l'avventura il percorso resta comunque e sempre individuale per il soggetto. La crescita dello stesso è data dallo studio della simbologia che in questi casi, nel caso della massoneria, è fondamentale, è il linguaggio di comunicazione che viene utilizzato. Un linguaggio che probabilmente come simbolo che potremmo utilizzare per rendere in maniera più fruibile chi ascolta questa conferenza online potrebbe essere sicuramente quello del vitriol, che attraverso un percorso interiore di verità, di autoanalisi, può condurre a conoscenze maggiori, una maggiore conoscenza di se stessi e dell'ambiente circostante. Quindi sì, tendenzialmente i gradi quali sono della massoneria? I primi tre gradi gnostici sono il primo, che è l'apprendista, quindi quando si entra, quando si viene iniziati alla massoneria, il primo grado è l'apprendista. Ha diversi elementi questa figura. Nel mio intervento tratterò probabilmente quello principale, che è il silenzio. Diciamo che in loggia l'apprendista
al divieto di parola. Questo per quale motivo? Perché è necessario che venga effettuato un percorso di meditazione silenziosa operato dall'apprendista stesso, in modo tale che una volta acquisiti gli strumenti fondamentali, una volta che si è ampliato l'orizzonte di conoscenza simbolica, di conoscenza personale e di interazione con gli altri fratelli, come dicevamo all'inizio, le confessioni religiose sono eterogenee, così come i ceti sociali, che diventa un benefit ad ampio raggio per tutti gli aderenti, diversi punti di vista, diverse tipologie di cultura, non fanno altro che ampliare gli orizzonti. Detto questo, una volta passato il tempo tecnico da apprendista, dove vige la regola del silenzio per apprendere, si aumenta il salario e si passerebbe al secondo grado. Il secondo grado è il compagno d'arte. Anche qui il compagno d'arte è la via di mezzo, non ha il silenzio, che può avere a parola, quindi può parlare e partecipare alla vita di loggia, e probabilmente è un grado di passaggio che porterà successivamente all'ultimo grado. Probabilmente è il grado quello dove è possibile imparare maggiormente. Non sei l'ultimo grado, non sei il primo, sei di mezzo, quindi le informazioni che ricevi, l'interazione che puoi avere all'interno della loggia è maggiore sicuramente rispetto al primo grado. Non a caso viene definito compagno d'arte. Una volta che il tutore del compagno d'arte, che normalmente può essere, è sicuramente un sorvegliante di loggia, verifica che ha i requisiti necessari per poter passare al grado ultimo, ossia passare a maestro. Maestro è l'ultimo grado che vediamo questa sera, per termini di tempo. Maestro è la concezione piena del sapere massonico, colui che ha trasceso la squadra del compasso. Ci sarebbe tantissima, cioè tantissima simbologia dietro al grado di maestro, oltre che la numerologia che lo identifica. Ma bene, le lascio per il corso che inizierete settimana. Seminario, sì. Scusa. Bene, intanto allora grazie Daniele, sei stato molto chiaro per quanto riguarda i tre gradi, diciamo, della massoneria. Ti faccio una domanda, quindi non è vera, diciamo, una domanda che una cosa che ci hanno chiesto in tanti in questa settimana è: ma per entrare in massoneria bisogna per forza essere accompagnati da qualcuno, oppure bisogna essere eccetera, cioè il bussante, come hai detto tu, la persona che fa richiesta, tendenzialmente la richiesta è libera. La richiesta è libera, ormai nel 2021 tramite internet le porte sono aperte un po' dappertutto. Chiaro che se si effettua l'adesione, chiamiamola così, manifestazione di interesse tramite le vie brevi, le vie telematiche, le tempistiche sono ovviamente più lunghe. La fase classica è quando si entra in contatto con un fratello, il fratello identifica l'interlocutore, un qualcuno che abbia un buon fumus, e da lì la strada poi diventa più semplice, diventa una conversazione continua, un dialogo costante. Scusami, non volevo interromperti. No, prego, dimmi pure. No, volevo chiederti, qual è secondo te uno dei requisiti? Se dovessi dirmi un requisito che viene ricercato dalla massoneria nelle persone che cerca per, al suo interno? Beh, direi sicuramente una persona riflessiva, una persona in grado di ascoltare, una persona che è interessata a sapere, a conoscere, che sia di buoni costumi, di buoni principi, evidentemente non un avido, non un ingordo, qualcuno che operi con benevolenza. Le si percepisce quasi subito queste cose quando si ha a che fare con un interlocutore che ha buoni propositi nell'entrata di massoneria. Ma se dovessi dire per me quale potrebbe essere la peculiarità più interessante per un bussante o un interessato, per me è l'aspetto riflessivo.
Bene, grazie mille di questa risposta. Ok, allora direi che con questa introduzione possiamo entrare proprio nel vivo. Io ho una domanda da parte di alcuni dei nostri soci. Entriamo nella parte un po' più, diciamo, esoterica. Voglio farti una domanda a te, Roberto, su questo concetto. All'interno della massoneria, tra l'altro come in molti altri percorsi iniziatici, si sente spesso parlare di egregora. Vorrei chiederti di dare una definizione intanto a questa parola per le persone che ci stanno ascoltando e poi chiederti come è visto questo concetto all'interno della massoneria. Grazie per la domanda. È un concetto senz'altro da tenere presente, no? Diciamo. Ha degli aspetti, io direi, in parte di psichismo, in parte di spiritualismo, legate senz'altro anche un po' a tutto un mondo, diciamo, che riguarda senz'altro il magismo, no? E il mondo magico anche di fine 800, di inizio 900. Intanto la parola rimanda a un concetto, diciamo, che sarebbe quello di guardiano o un qualcosa che dovrebbe essere un'entità sovraordinata di carattere chiaramente più sottile rispetto a un corpo fisico, così come lo si dovrebbe intendere, no? Qualcuno dice che l'egregore in realtà si formerebbe in condizioni le più diverse, no? Nel senso che per chi partecipa in un luogo comune, che ne so, ad una festa, ad un concerto, ad un luogo dove siamo tutti insieme, indirizzati verso uno stesso intento, accomunati in qualche misura da una stessa volontà, da uno stesso stato, una stessa postura, si verrebbe a creare questa sorta di egregore che per magari un musicista, no, può essere un qualcosa di abbastanza palpabile, di abbastanza avvicinabile, intuibile, no? Però ecco, potremmo dire che è anche qualcosa, e qui passiamo però alla specificità, a mio modo di vedere, perché poi sapete bene che, e questo ci tengo a precisarlo, cioè il libero muratore dovrebbe non parlare mai a nome dell'istituzione, ma semplicemente per quella che è il suo punto di vista e la sua visione personale delle cose, no? Quindi io mi limito a esporre la mia visione personale, che qualcuno potrà più o meno condividere, ma questo vale come piccolo preambolo, insomma, no? Diciamo. Ecco, si potrebbe dire che però, da un punto di vista che riguarda un pochino di più l'aspetto invece rituale, questa parola è interessante, perché ora andando proprio veramente un po' nello specifico, poi magari lo vedremo meglio più da vicino durante poi gli incontri del seminario, corso, che dir si voglia, insomma, no? Cioè all'interno, potremmo dire, nell'apertura dei lavori di una loggia, quindi quando poi i fratelli si riuniscono per compiere i loro lavori, avvengono dei movimenti particolari all'interno della loggia. Movimenti per l'appunto che Guénon diceva non si tratta di magia rituale, stiamo attenti, no? È qualcosa di diverso. Però sta di fatto che insomma ci sono veramente delle deambulazioni precise, delle modalità con cui vengono trasmesse delle parole, eccetera, eccetera. C'è una ritualità, diciamo, non una magia rituale, ma una ritualità, possiamo dire. La ritualità di fondo, cioè che è sostanzialmente poi veramente anche, potremmo dire, sotto certi aspetti, il collante e il senso ultimo della libera muratoria in se stessa, diciamo, no? La ritualità è la trasmissione di una determinata ritualità, no? Ecco, questo è veramente centrale. Ecco, potremmo dire che però dal rito a rito, da loggia a loggia, da, come dire, comportamento rituale, ecco, per intendersi, all'altro, si possono, come dire, formare dei campi, potremmo dire, di energia differenti, no? Che nei gradi poi casomai più elevati possono anche essere, come dire, se vogliamo, indirizzati
in un determinato modo, ma qui si entra veramente proprio in un campo molto specialistico e non condiviso, fra l'altro, nemmeno da tutti i fratelli, diciamo, no? Però sta di fatto che noi tutti sentiremmo all'interno di un lavoro, dei lavori di loggia, diciamo, o di un lavoro specifico, sentiamo la presenza evidentemente di un fluido, un'entità, un qualcosa che si è creata, se si è creata bene, se non si è creata, come si è creata, all'interno di un lavoro. Potremmo dire l'affiatamento, potremmo dire il collante, potremmo dire l'attitudine spirituale, l'attenzione, la volontà di tutti i fratelli. Tutti questi elementi, senz'altro, sono, come dire, la buona riuscita di un lavoro, no? E concludendo, direi che proprio nell'atto ultimo di un elemento specifico, che è quello proprio della catena d'unione, in cui, diciamo, si concludono generalmente, anzi, dopo la conclusione dei lavori di loggia, ecco, dovrebbe circolare, no, una sorta di energia fra tutti i fratelli che hanno contribuito ai lavori con l'intelletto, lo spirito e il corpo, insomma, no? Quindi spero di essere stato chiaro. Sì, assolutamente, Roberto. Una cosa volevo chiederti, prima che la chiedano le persone che sono in ascolto. Quando parli di catena d'unione, puoi chiarirci questo sì, brevemente questo concetto? Sì, senza, diciamo, rivelare alcunché. Certo. Diciamo, è un momento specifico della ritualità di loggia in cui i fratelli si, come dire, si mettono in una determinata posizione a cerchio, e fanno sì che un pensiero comune, un'idea, un'energia circoli fra di loro. Ok. Specialmente questo, diciamo. È una delle cose, sì, che sicuramente sono sicuro che qualcuno avrebbe chiesto, ecco, dato che... No, è molto toccante anche come momento, direi, no? È un momento molto, molto, molto personale, molto intimo, insomma, no? che lega tutti i fratelli. Insomma. Bene, grazie mille intanto, Roberto, di questa risposta. Vedo che stanno continuando ad arrivare delle domande, quindi dopo ne avremo un po'. Voi continuate pure e dopo selezioneremo, insomma, per non fare dei doppi nelle domande, ma continuate pure nelle varie interventi, se vi vengono domande a farle, che alla fine poi le faremo ai relatori. Michele, vengo a te quindi con questa domanda. Le materie che consideriamo materie iniziatiche sono in costante evoluzione e trattano simboli inesauribili che non smetteranno mai di mostrarci le fondamenta del nostro essere. In questa ottica, secondo te, quali sono le principali evoluzioni interne alla massoneria? E si potrebbe dire che esiste una massoneria vecchia e una massoneria nuova? Innanzitutto, di nuovo, buonasera a tutti. Grazie per questa domanda estremamente semplice. Non si può parlare, o secondo me non è opportuno parlare, di massoneria tout court, perché come ho detto nell'incipit di questo incontro, non esiste la massoneria nella prassi quotidiana, ma esistono le massonerie. Quindi, per rispondere a questa tua domanda, avremmo bisogno di poter conoscere tutte le obbedienze massoniche che esistono sparse per il mondo e farci un'idea. Essendo questo impossibile, possiamo però partire dalla prima parola, o quasi, se non ricordo male, della tua domanda, che conteneva il concetto di iniziazione. La massoneria, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, è una scuola iniziatica. È, da certi punti di vista, ricordando Reghini, la scuola iniziatica d'Occidente. E quanto è afferente al simbolo, quanto è afferente alle tradizioni, non penso sia il caso di parlare della tradizione, fluisce in un modo e in un tempo diverso dal modo e dal tempo ordinario.
che da certi punti di vista è molto più lento, da altri è così veloce da anticiparci. Noi, intesi come esseri umani, abbiamo un approccio su una tempistica diversa dalla velocità del simbolo e del rito. Quindi la prima cosa che dovremmo fare, ma questo lo può fare solo un iniziato, solo colui che è all'interno del recinto sacro, è adeguare il suo tempo, il suo respiro, il suo pensiero al tempo e al respiro sacro. Ed ecco qui il primo punto fondamentale della massoneria, o uno dei primi punti fondamentali riguardo alla massoneria dal mio punto di vista. La massoneria permette al massone una relazione privilegiata con il sacro per mezzo dei riti e dei simboli. Allora, se è vero quanto ho appena detto, o se almeno parzialmente vero e corretto, non può esistere una massoneria vecchia e una massoneria nuova, perché la massoneria è, ovvero possono cambiare delle volte con degli orrori, delle piccole parti rituali che vanno a storpiare il senso di una ritualità, ma non può esistere una massoneria vecchia e una massoneria nuova. Possono esistere delle generazioni di massoni che vivono e si relazionano al sacro e all'iniziazione in modo diverso. Queste nuove generazioni possono essere fedeli alla tradizione e a quanto viene tramandato iniziaticamente, o infedeli. E a questo proposito mi piacerebbe evocare un attimino il terzo grado della massoneria di cui si è accennato poco fa e vedere il maestro muratore non solo come colui che ha superato la fase in cui era un apprendista accettato o ammesso, non solo come colui che ha superato i viaggi nell'arte e nello spirito del compagno d'arte, ma come un traditor, andando ad utilizzare questa parola nel senso neutro. Traditor, da tradere, è colui che consegna. Poi nella storia, soprattutto nel Medioevo, quando c'erano i chiostri, tra le altre cose costruiti da liberi muratori, da massoni, gli amanuensi, che riscrivevano la Bibbia, in particolar modo il Vangelo, hanno iniziato ad utilizzare la parola traditor in riferimento al bacio di Giuda. Perché che cos'è il bacio di Giuda? È un consegnare il Cristo a qualcun altro. E da quel momento in avanti nella lingua la parola traditore ha avuto un'accezione negativa. Ma il maestro massone, secondo me, è un traditor, nel senso che è colui che consegna un bagaglio di conoscenze, di consuetudini, di tradizioni e di riti alle giovani generazioni. Poi sta alle giovani generazioni far sì che questo fuoco sacro non si spenga, questo fuoco sacro resti sempre vivo e venga alimentato dalla fiamma inesauribile che dovrebbe essere una fiamma d'acqua, perché una fiamma di sete, di conoscenza. La prima conoscenza dovrebbe essere il conosci te stesso e conoscerai gli uomini e gli dei, come era scritto sul Tempio di Delfi. Quindi esiste una nuova e una vecchia massoneria? No. Esistono delle massonerie che possono aver tradito il senso della massoneria? Sì. Esistono delle massonerie che possono non aver tradito? Certo. Grazie al cielo esistono uomini liberi e di buoni costumi che tutti i giorni lavorano da secoli per portare avanti degli ideali, dei principi, delle conoscenze. E come è inscritto nel gioiello di una delle più grandi obbedienze italiane, che si rifà a un classico
della letteratura latina, adesso spero di ricordare bene a memoria, qui quasi cursores lampada tradunt. Dobbiamo essere dei tedofori con la lampada accesa, ma soprattutto il simbolo della lampada è il simbolo della luce, e la luce è uno dei simboli più importanti, più forti, più potenti, passiamo il termine, dell'intera istituzione libero-muratoria, che accompagnato al silenzio fanno di quello che è un neofita, un apprendista ammesso o accettato, un compagno d'arte prima e un maestro e un traditor poi. Bene, grazie Michele, grazie mille. È stato molto chiaro, tra l'altro, nell'esprimere questo concetto tra massoneria nuova e massoneria vecchia, e ti ringrazio perché è una delle domande che ci avevano fatto, infatti, più spesso, probabilmente indicando anche, vedendo anche approcci più o meno ortodossi che si trovano nelle varie obbedienze. Hai citato anche i giovani, ed è una domanda che voglio fare a te, Daniele, questa. In questo oggi, nel mezzo del Kali Yuga, come si pone la massoneria? E secondo te, che cosa può essere la massoneria per un giovane oggi, per un ragazzo? Ok, sì, domanda affascinante anche questa, mai scontata. Parto dalla seconda, cosa può essere la massoneria per un giovane d'oggi? Dipende da cosa cerca il giovane d'oggi, se cerca tradizioni, valori, probabilmente la massoneria può rispondere a questa esigenza. L'importante è capire su che cosa si interroga il giovane della domanda. Quello che dicevo un po' all'inizio, nel senso che cerca un significato alle sue azioni, se ha un senso di mancanza, vuole capire esattamente cosa c'è oltre una vita standardizzata, fatta di lavoro, di amicizie, se vuole dar da bere allo spirito, se vuole conoscere persone probabilmente simili a lui in temi di approfondimento di tematiche spirituali, piuttosto che in termini di evoluzione personale. Stiamo vivendo un periodo storico eccezionale, quest'anno c'è una pandemia in atto e probabilmente le persone stanno rivalutando quali possono essere realmente i valori essenziali, i valori di cui necessitano. Forse è questo uno dei momenti in cui la massoneria potrebbe essere vista come una specie di risposta a queste incertezze che sono date oggi. Tramite che cosa? Tramite quello che dicevamo prima, la riscoperta di valori che ci sono sempre stati, l'uguaglianza, la fratellanza, la libertà. Come dicevo all'inizio, la massoneria è composta da confessioni religiose differenti, da ceti sociali differenti, da etnie differenti, che non sono e non devono essere intese come un ostacolo, ma piuttosto come un'agevolazione verso a un ricongiungimento culturale, a un ampliamento di vedute, piuttosto che all'acquisizione di nuove conoscenze. Ma allora, intanto, quello che dici risponde a una delle varie tante domande che ci hanno fatto, così con leggerezza, cioè la massoneria, qual è il ceto medio del massone, quanta disponibilità deve avere una persona che entra in massoneria, eccetera. E tu hai risposto fondamentalmente appunto che la massoneria è composta da classi sociali differenti al suo interno. Assolutamente. Questo infatti, anche quando io di solito mi sono documentato anche guardando diversi documentari, diverse interviste anche in massonerie, diciamo, di altre nazioni, ed è evidente questa cosa, perché è una cosa che mettono sempre, come una delle cose che nei discorsi dicono sempre, cioè ci sono persone che facevano
sono operai, alcuni sono avvocati, altri sono medici, cioè non importa da dove l'estrazione sociale, l'importante sostanzialmente è l'unità, la stessa visione che si ha. Sì, magari è il senso di ricerca, il senso di cercare una risposta a un significato esistenziale. È evidente che chi si pone delle domande potrebbe essere che cerchi le risposte anche nella massoneria. Certo. Normalmente alla mia età, il 70-80% delle persone si pone delle domande sul fatto che magari quello che sta facendo potrebbe non essere tutto ciò di cui ha bisogno, potrebbe non bastargli. È la cultura dello spirito, per intenderci. Certo. E poi anche quello che dicevi tu dei giovani, cioè nel senso, adesso Mattia lascerà come fa di solito qui sotto una bibliografia di titoli selezionati a cui hanno contribuito tra l'altro anche i relatori di stasera, ve la lasciamo qua sotto, sono titoli che per approfondire questo argomento e io avendone letti diversi posso dire che un giovane in questi testi secondo me può trovare molto a livello di percorso formativo, cioè, sono ideali alti, sono indicano un percorso formativo forte per una persona, per un ragazzo, con ideali e valori, virtù. Quindi di solito quando le persone si chiedono spesso ma in massoneria sono solo persone di una certa età, che sia vero o no, in realtà è aperto a tutti però questa cosa, anzi. Ma ovvio, c'è un limite minimo di età per entrare, poi statisticamente... Ah ecco, dici questo allora. Come? Allora dici questo, sono curioso, qual è il limite? Dipende, nel senso che okay. Si parla dei 30 anni, è variabile questa età. Di certo 18enne è un po' difficile, 30 anni perché tendenzialmente è l'età in cui inizia a porti le domande che esulano dal se mangiare la pizza o il sushi e magari capire se cos'altro posso fare per me stesso, cos'altro posso fare per migliorare me stesso, cos'altro posso fare per gli altri, che tutto quello che sto facendo di materiale potrebbe non essere tutto ciò che in realtà mi circonda. Domande esistenziali, quella mancanza che ognuno di noi nell'arco di una vita ha sicuramente avvertito in qualche situazione o in qualche anno della propria esistenza. Bene, ti ringrazio Daniele. Ritorno a te Roberto con una domanda che sembra apposta proprio per un analista filosofo come te, ed è come si pone la massoneria nei confronti della gnosi a livello individuale al di fuori delle istituzioni. Il tempio di Dio al di fuori dell'uomo rispetto al tempio di Dio dentro l'uomo. Beh, è un tema enorme. Partirei da qui per cercare un po' di rispondere. Senza dubbio molti autori, no, ci dicono che sono molte le correnti sia di carattere filosofico, penso a Valentino, il grande gnostico, no? Ma nel platonismo, nelle scuole filosofiche antiche, insomma nelle religioni, spesso incontriamo in tutti questi ambiti un elemento, un carattere più esoterico, no? Che generalmente attiene, riguarda un percorso di conoscenza che potremmo dire superiore o eminentemente iniziatica, fondata appunto proprio su la possibilità di ricongiungersi e di elevarsi fino al divino. No? Di come dire, far rinascere, far emergere, no? Quella scintilla divina che per molte tradizioni in sostanza è stata dispersa all'interno del corpo
soma dell'uomo, no? Il corpo che è destinato per l'appunto alla morte, l'uomo che generalmente dalle correnti gnostiche è visto come un essere da un lato decaduto, ma dall'altro, per esempio pensiamo ai platonici di Careggi, a Ficino, a Pico della Mirandola, in primis come quello speciale essere camaleontico che può essere qualsiasi altra entità, cioè soltanto l'uomo può diventare, dice veramente così, proprio precisamente così, nell'Orazio Pico della Mirandola, l'uomo può diventare, può indiarsi oppure può cadere in basso, e perché l'uomo è stato creato, dice Pico, da tutte le altre forme, da tutte le altre creature che Dio aveva a disposizione, no? Quindi sta all'uomo, per l'appunto, nella sua libertà, nella sua conoscenza, nella sua libertà di accrescere la propria conoscenza interiore, ecco, di elevarsi o di inabissarsi, ma il punto centrale appunto qua è proprio quello della conoscenza, no? Conoscenza che non è evidentemente quella dell'università, che non è evidentemente quella dei soli libri, basti pensare in riferimento anche a quello che dicevamo prima, no? Sì, bella la bibliografia, però un massone ti direbbe sì, ma non ti serve a niente, perché sostanzialmente soltanto attraverso veramente la spada del maestro venerabile, e quindi potremmo dire la consacrazione rituale e il ricollegamento iniziatico, è possibile, no? Far parte veramente di un qualcosa di eminentemente massonico, no? Potrai leggere tutti i libri che vuoi, però, come dire, spesso si fa questo paragone: io studio una partitura in musica, la so leggere, ma non ho mai sentito un'orchestra che suona, no? E sorrido perché è un concetto che di cui io e Simone, uno dei fondatori, un altro dei fondatori che anche tu conosci, della Società dello Zolfo, parliamo spesso del lignaggio, no? Dell'importanza, ad esempio, lui conosce molto bene, diciamo, tutte le la spiritualità, l'esoterismo orientale, e quindi mi parla spesso, discutiamo spesso sul lignaggio. Tu praticamente hai detto qualcosa di simile in qualche modo, no? Beh sì, diciamo, no, che c'è un ricollegamento iniziatico e spirituale, e basti far presente questo, no, che soltanto il maestro venerabile può conferire l'iniziazione. Un fratello maestro che non è stato maestro venerabile non può conferire l'iniziazione, no? Questo la dice lunga su, certo, una, come dire, trasmissione di carattere spirituale, no? Che attiene esclusivamente, no, all'operare massonico. Però per concludere un po' la domanda, così, giusto per dare dei punti, no? Prima si faceva menzione, Daniele, al grado, al secondo grado, compagno d'arte, no? Dove c'è un elemento particolare che è proprio quello della lettera G che viene inscritta fra squadra e compasso. Ora, senza farla troppo, diciamo, lunga, ma questa lettera G, anche René Guénon, no, parla molto di questo, che cos'è? È la ripresa di un carattere ebraico, si parla della parola God, nel senso di proprio Dio, come grande architetto dell'universo, oppure ci si rifà all'idea di geometria. Ecco, ma in fin dei conti, ritornando al discorso della gnosi e della conoscenza, che cosa ci insegna il sapere geometrico? Perché il sapere che riguarda la geometria è quindi essenziale, no, per un libero muratore, no, che fonda proprio operativamente il proprio fondamento su una simbologia geometrica, no? La geometria ci offre qualcosa di saldo, di stabile, di eterno, che non passa. Quindi un triangolo sarà sempre uguale a se stesso, non muterà mai. Quindi potremmo dire che geometria, Dio, eterni, sono un qualcosa che, come dire, riguarda lo stesso ambito. Cioè, e qui entriamo in un discorso platonico, perché Platone nella sua Accademia diceva: non può entrare nessuno qua dentro che non sia un geometra, no?
Questo è essenziale, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che un bambino delle medie che impara cos'è un cerchio, allora può entrare nell'Accademia di Platone? Chiaramente no, o forse sì, ma dipende, no? Cioè, bisogna, come dire, capire che qui Platone ci sta dicendo che a fondamento di questo discorso c'è un discorso metafisico. Discorso metafisico che riguarda proprio la fondazione della metafisica dell'Occidente. E qui concludo, diciamo, la separazione che Platone instaura, ecco la gnosi, no? Fra, come dire, un corpo che decade, che muta, che passa, una sorta di regno della quantità, per dirla in termini ganoniani, e diciamo un polo qualitativo che invece riguarda ciò che non muta, ciò che non cambia, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, Roberto. Va bene, sì, vabbè, c'è la parte, volendo, mi hai chiesto anche del Tempio. Quello che vai, finisci. No, è lunghissimo, insomma, no, diciamo okay. Semplicemente una parola che con la ritualità chiaramente si instaura veramente uno spazio e un tempo altri all'interno di un luogo determinato, no? Chiaramente questo spazio distaccato dall'esterno, questo spazio sacro per l'appunto, è proprio simbolicamente un qualcosa che è sì esterno, ma che esattamente, no, come dire, coincide con un lavoro che il libero muratore compie nell'interiorità di se stesso. Quindi, di nuovo, come abbiamo visto anche con Jung, qua abbiamo veramente la ritualità come ponte fra interno ed esterno, diciamo, detta in parole povere, veramente. Bene. Ti ringrazio Roberto di questa risposta, in realtà molto esauriente. E passo a te Michele per farti una domanda che tra l'altro è una domanda chiave, cioè nel senso che è una delle domande per cui tante persone, alcuni tra i più giovani dei soci della Società dello Zolfo, hanno chiesto ma come mai trattate di massoneria? No? Come vi è venuto? Voi di solito trattate di magia, di ritualità, eccetera, eccetera. E una delle risposte è stata che la massoneria, sin dai tempi più antichi, più remoti, si è sempre incrociata con i circoli esoterici e con gli ordini iniziatici magici, probabilmente per le conoscenze che riguardavano alchimia, ermetismo, teurgia. Per fare alcuni nomi, Eliphas Lévi, Arthur White, MacGregor Mathers, Papus, Guénon, Reghini, Wirt, cioè, questi sono alcuni dei nomi che ho selezionato che hanno scritto la storia dell'esoterismo e dell'occultismo degli ultimi secoli, e non casualmente ognuno di loro era membro della massoneria. Quindi intanto la risposta è questa, cioè il fatto che noi ci occupiamo di esoterismo e occultismo, la massoneria è proprio un tema diciamo molto centrale di tutti questi argomenti, non solo tantissimi appunto ordini iniziatici magici di cui parliamo o di cui trattiamo spesso si rifà, hanno avuto dei massoni al loro interno se non in testa. Come mai secondo te oggi capita di vedere spesso i massoni discostarsi da questi temi? Cioè, la massoneria si discosta un po' spesso dall'esoterismo. Credi che la massoneria sia cambiata e con il tempo abbia perso in qualche modo il suo collegamento così vicino all'esoterismo? Grazie per questa domandina semplice. Quanti millenni abbiamo per rispondere? Cerchiamo di farlo nei tempi. So che è una domanda difficile, ma questa è una domanda che insomma è una delle cose che ci hanno chiesto di più praticamente. No, è una domanda estremamente affascinante. È una domanda estremamente affascinante. In realtà sono tre domande una dietro l'altra. Partirei dalla seconda, quella sui massoni moderni che sembrano essersi allontanati. La modernità ha tanti vantaggi e tante cose belle, ma anche degli svantaggi, secondo me. È la nostra epoca, che è l'epoca di Google,
dei social network e quant'altro, amplificano spesso non coloro che conoscono le cose, ma lo spettatore medio di solito è attratto da chi grida di più, da chi la vende meglio e di chi sa fare delle operazioni SEO per essere posizionato nei primi posti su Google. Non è proprio vero che oggi i massoni si siano distaccati. Oggi spesso la percezione qual è? È quella dei massoni o coloro che si definiscono massoni e delle volte non sono neanche massoni, che si mettono sotto i riflettori in qualche maniera. Perché tendenzialmente un massone è schivo. E anche molti dei nomi che tu hai fatto, si è saputo che erano massoni, o lo si sapeva nell'Ottocento in alcuni circoli, ma l'uomo della strada difficilmente lo sapeva e difficilmente poteva anche essere interessato a saperlo. L'ultima parte della tua domanda dice: oggi la massoneria si è, se l'ho ben capita, si è allontanata da questi temi. Scusami se ti interrompo, non tutta, però è capitato spesso anche magari in alcune conversazioni, scambi di mail, eccetera, che ci fosse, che ci guardando anche alcuni interventi di gran maestri, di massoni, eccetera, ci è sembrato un po' che si discostino da questo lato, cioè che il lato esoterico venga sempre un po' come allontanato un po'. Questa stessa percezione intorno al 1850-1860 l'avevano anche i membri di altre scuole iniziatiche o i membri di società segrete politiche in Italia, quando vedevano una massoneria fare tante parole e poco esoterismo. Questa è l'impressione, perché la massoneria mediamente, ma se noi guardiamo la storia, che cosa dirà? Dirà che si occupa di filantropia, di crescita dell'uomo, di studi iniziatici, e le parole che sono spesso nemiche dei massoni, o meglio, i massoni hanno come nemiche queste parole, nel senso che non vogliono usarle, spesso sono esoterismo, magia, occultismo, cercano di defilarsi. Ci sono tante motivazioni per rispondere alle tue domande, poi arriverò all'inizio della tua domanda, ma la sto prendendo volutamente dalla fine. Tra le tante motivazioni, ad esempio, pensiamo all'Italia. Non guardiamo il resto del mondo, anche se siamo in una società globalizzata. La massoneria in Italia, ma per fare un excursus brevissimo, è stata condannata da sempre, con una differenza, che nei paesi anglosassoni delle scomuniche del Papa gliene frega relativamente poco, perché tanto sono protestanti. In Francia sono così lontani dal Papa e hanno il loro carattere, i cugini d'Oltralpe, da fare un po' quello che vogliono. A Roma c'è il Vaticano e non scordiamoci che prima dell'Unità d'Italia il Regno Pontificio comprendeva tutta la fascia più o meno che va dal Lazio all'Emilia Romagna, quindi non era proprio lo Stato del Vaticano di oggi. C'erano molti altri aspetti. Nella storia d'Italia ci sono stati problemi, noi abbiamo avuto il fascismo che ha fatto una fortissima campagna antimassonica, come ha fatto il nazismo, come l'ha fatta anche il comunismo. In qualche decennio fa ci sono stati problemi come la P2 e ancora oggi, quando un giornale ha necessità di vendere qualche copia in più, il pennivendolo di turno sbatte un complotto massonico in prima pagina. Allora ti renderai conto che per un massone diventa anche difficile esporsi e parlare di certi argomenti, soprattutto in Italia, quando si è sotto attacco. Perché la massoneria è sotto attacco al punto che molti non lo sanno, ma ci sono delle regioni, degli luoghi pubblici
che fanno compilare dei questionari ai loro dipendenti, nei quali devono scrivere se sono massoni o meno. Medici soprattutto, anche so. Medici, regioni. Ci sono state anche delle cause, ma di questo non se ne parla, la Corte d'Appello europea, da parte di massoni che hanno vinto, trovando alcuni atteggiamenti ingiusti. Solo che è molto più facile parlare del massone potente, del complotto giudaico-massonico, anziché guardare la realtà dei fatti, come dicevano Daniele e Roberto prima, dove tutte le classi sociali possono entrare in massoneria, in un'obbedienza sana il costo medio di iscrizione alla massoneria è l'equivalente dell'essere iscritti ad una palestra, neanche ad un golf club. L'età media, che è di circa 30 anni, come ha detto Daniele, ma può essere molto più bassa perché negli statuti, e non è un numero a caso, l'età minima per entrare in massoneria è di 21 anni, e se si è figli di un maestro massone che probabilmente ha spiegato al figlio tante cose sulla massoneria, può essere ribassata anche a 18 anni, diventa difficile. Ma lasciando da parte gli aspetti pratici e tra virgolette politici, che penso possano interessare poco in questo dibattito, veniamo alla prima parte della tua domanda. Perché tutti questi personaggi che poi hanno fondato la Golden Dawn erano vicini alla società rosacruciana in Anglia, vicini agli ordini neodruidici, che hanno fondato vicini all'Ordo Templis Orientis, insomma, tutto il movimento magico della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento in qualche modo è figlio della massoneria. Perché? Perché lo abbiamo detto prima e sembra una cosa riduttiva, può sembrare poco affascinante quello che ho detto io, che la massoneria è probabilmente l'ultima grande erede delle grandi scuole iniziatiche e misteriche dell'Occidente. Detta così, da poco brivido perché non si parla di rituali strani, ma in realtà questa è una delle motivazioni. Se mi dai mezzo secondo, vado a prendere un Reghini, che forse spiega meglio di me questa cosa. Vai. Prende Reghini proprio di persona. Sì, lo prendo di persona, l'egregore di l'egregore di Reghini in persona. Spiritismo. Allora, vi leggo mezza paginetta da Reghini, dalle considerazioni sul rituale dell'apprendista libero muratore. Senza dubbio la massoneria è ancora oggi un'istituzione iniziatica, nonostante le alterazioni, le deviazioni e le incomprensioni, ed unicamente per questo motivo che è oggetto di studio da parte nostra. Reghini fa la stessa domanda in pratica che hai fatto tu, ma se la fa con un secolo di anticipo rispetto a te. La massoneria fa uso di cerimonie iniziatiche come avveniva negli antichi misteri e secondo le prescrizioni e gli incitamenti del rituale, la iniziazione effettiva può essere raggiunta e conferita dalla piena comprensione e dal sostegno dei simboli muratori. Il lavoro massonico è un lavoro che può sembrare facile, perché se noi adesso andiamo su Google, digitiamo rituali della massoneria, possiamo scaricare 100 e più tipi di rituali diversi. Ma comprendere, e Reghini lo sottolinea bene, la finezza di che cosa sia l'iniziazione, del lavoro sui simboli, sulla comprensione dei simboli, tant'è vero che i massoni sembrano impallinati con il simbolo, che non esista altro che il simbolo, tant'è che Roberto ha detto ne fanno un linguaggio, ma di più, in massoneria, soprattutto se noi vediamo la massoneria nella sua purezza, il simbolo per il massone diventa parte del suo gergo. E qui permettimi di aprire una parentesi. Che cos'è il gergo? Perché noi quando utilizziamo le parole, ci muoviamo in ambienti ermetici, esoterici, dobbiamo fare molta attenzione alle parole che usiamo. E gergo deriva dal latino medievale, dal francese medievale, gergon, scusate la pronuncia, che era la lingua degli zingari, la lingua segreta degli zingari.
ma che per assonanza e antichità era paragonabile alla lingua degli uccelli. Sulla lingua degli uccelli hanno scritto, guarda caso, alchimisti ed ermetisti, perché è la lingua pura, secondo alcuni è la lingua del paradiso terrestre. E cosa faceva Adamo nel paradiso terrestre? Nominava le cose. Come lo faceva? Con una lingua simbolica. E questo nominare le cose, potremmo dire, passatemi il termine, era un atto magico. Quindi la ricerca del massone, al di là del conosci te stesso, è un'operazione alchemica, perché una cosa che noi non abbiamo detto anche per brevità, qual è uno degli scopi, se non lo scopo del massone e del percorso massonico, qui intendiamo la massoneria azzurra, ovvero i primi tre gradi che sono la massoneria compiuta. Tutto ciò che c'è oltre la massoneria azzurra, il sistema degli altri gradi, è qualcosa di affine alla massoneria, ma non può essere detto massoneria in senso proprio. Poi, se abbiamo tempo, torniamo a Reghini. Il massone ha come compito la trasmutazione della pietra grezza in pietra squadrata. E già la parola pietra dovrebbe ricordare agli alchimisti la parola la pietra filosofale. Questa trasmutazione è una trasmutazione che viene fatta attraverso degli strumenti simbolici. Per il massone, per gli strumenti simbolici per eccellenza del lavoro, soprattutto in primo grado, sono quattro. E sono lo scalpello, il maglietto, il grembiule e il silenzio. Allo stesso tempo al silenzio si unisce la parola che verrà utilizzata dal compagno d'arte in avanti. L'apprendista accettato impara ad utilizzare questi strumenti per la trasformazione della pietra, quindi un'opera di sgrossatura, viene eliminato quanto vi è di troppo per andare, direbbero gli alchimisti, a distillare, per andare a cercare l'essenza. E qui si collega una parola anche che è stata utilizzata da Daniele, soprattutto per le obbedienze che hanno il gabinetto di riflessione, il vitriol, che è visita interiore a terra rettificando, eccetera, eccetera, la rettifica della pietra. Ma, e qui ci colleghiamo anche alle antiche iniziazioni, il primo viaggio, che è il viaggio della terra dell'apprendista, è un viaggio sotto la terra, è un viaggio nei mondi inferi. Non a caso, quando torna, se supera le prove iniziatiche, che sono simboliche fino a un certo punto, ritorna segnato come tutti coloro che hanno fatto una catabasi, ovvero una discesa agli inferi e un ritorno da essi da vivi. E il passo dell'apprendista massone è claudicante. Ma questa è un'altra storia, perché ci porterebbe a parlare di zoppia sacra, monosandalismo e tutta un'altra serie di temi. Quindi il lavoro massonico puro è un lavoro di trasmutazione. Come dice Reghini e come dicono in tanti, alla massoneria non interessa tanto cambiare l'umanità. La parte filantropica della massoneria potremmo dire che è una conseguenza, un effetto collaterale degli aspetti iniziatici puri. Alla massoneria interessa che il massone trasformi se stesso attraverso tutta una serie di procedimenti. Quanto durano questi procedimenti? Quanto è lungo questo percorso? Può durare un'intera vita e non arrivare a compimento. Anche perché tanto chi arriva a compierlo dirà sempre che non lo ha finito. E, come diceva qualcuno, se non ricordo male, Casanova, ammesso non concesso che qualcuno scopra il segreto della massoneria, non lo potrà raccontare neanche al suo migliore amico, perché tanto non lo capirebbe. Quindi un segreto destinato a rimanere non svelato. E non svelato, il disvelamento, e qui torniamo anche alla parte erotica ed amorosa, ma nel senso stilnovistico del termine e filosofico del termine, ci porta ad aletheia,
ovvero la verità, il disvelamento della verità. Se voi sentite qualcuno che dice io sono massone e questa è la verità, probabilmente o non è massone o è un massone strano, perché i massoni non sono detentori della verità. Il loro scopo è il disvelamento, il rendere nuda la verità. Questo è il loro scopo. Unire la trasmutazione della pietra grezza in pietra cubica nel disvelamento della verità. Allora, forse raccontata in questi termini potrà essere più comprensibile, perché uomini del calibro e dello spessore che tu hai citato sono stati massoni, anche se hanno fatto altre cose. Certo. Potremmo dire che nel 7-800 la massoneria è stata propedeutica all'esplosione, se fossimo dei razionalisti, dell'irrazionale. È stata propedeutica alla riscoperta di quei mondi occulti, nel senso di non manifesti, che non si vedono, perché il massone geneticamente è propenso a queste cose. Ma è geneticamente propenso a queste cose perché, se noi volessimo fare un'ideale storia della massoneria attraverso la storia delle idee, non solo dei documenti, probabilmente scopriremmo che la massoneria trae la sua origine occidentale, al di là di dei grandi costruttori di piramidi dell'antico Egizio, dei tempi egizi, viene su tutti l'architetto Ka o Imhotep e quant'altro, ma restando al nostro occidente, che ha avuto dei legami fortissimi con l'Egitto, agli architetti dionisiaci. E perché è fondamentale questo legame con gli architetti dionisiaci? Non solo per Evoè che urlavano le menadi e ricorda Luzzai dei massoni, ma perché l'iniziazione ai misteri dionisiaci era simile ad alcuni aspetti dell'iniziazione massonica, ma soprattutto l'iniziazione alla confraternita degli architetti dionisiaci era simile, da alcuni, secondo alcuni aspetti, all'iniziazione massonica. Dagli architetti dionisiaci in avanti c'è stato un viaggio ininterrotto. Sono arrivati in Italia, pensiamo ai Collegia Fabrorum e a tutti i misteri che avevano le confraternite nell'antica Roma. Dall'antica Roma, conoscendo l'espansione dell'impero romano, certe iniziazioni sono andate in Francia, sono arrivate in Inghilterra. L'impero romano è scomparso, ma alcuni culti legati alle confraternite di costruttori sono rimaste, ma non solo confraternite di costruttori, pensiamo al mitraismo come è arrivato a Londra. Scusami, Michele, ti devo chiedere di chiudere adesso la domanda, che siamo, se no andiamo troppo fuori, okay, come tempi. Chiedo scusa. Vai, finisci pure. No, e tutto questo si ricollega poi a dei movimenti, ai movimenti dell'occultismo e dell'esoterismo in maniera forte e prepotente. Bene, scusa se invaso lo spazio. No, ma tempo ne abbiamo, possiamo stare anche qua di più. È che sono arrivate tante domande ed erano interessanti, perché volevo rispondere a almeno a tanti di quelli che ne hanno fatte. Ti ringrazio invece, perché su questa domanda sei stato chiarissimo e hai risposto perfettamente a tutti quelli che ci avevano fatto appunto questa domanda tra esoterismo e massoneria. Tra l'altro ringrazio Guiscardo qui in chat, perché devo dire che abbiamo una chat di cui mi sono sempre vantato, e addirittura quando qualcuno dice qualcosa che non ha capito, arriva qualcuno a rispondere per noi, tra l'altro correttamente. Quindi grazie Guiscardo per aver risposto e aver corretto alcuni che non avevano capito alcune cose. Bene. Adesso voglio tornare a te, Daniele, con una bella domanda spinosa che ti tocca, perché ne hanno avuto tutti una, e quindi adesso tocca alla tua. Quella che ti voglio fare è questa. Prima ancora che ci arrivino 100 domande in chat su questo tema, lo anticipo io. Allora, torniamo nell'attualità, diciamo, per così dire, no? Quando parliamo di massoneria, oggi è inevitabile che qualcuno, qualche persona, associ questo termine alla P2.
E questo perché un certo giornalismo ha additato dopo quell'evento, diciamo, quello che c'è stato con questa con la P2, ogni obbedienza, ogni loggia massonica come ha fatto, diciamo, di tutta l'erba un fascio, mettiamola così, in modo terra terra. E facendo così ha fatto un grave danno, perché ha rappresentato, è come se avesse detto che la massoneria deviata, come viene definita, come la P2, rappresenta un po' tutta la massoneria, invece non è così. Io ci terrei a spiegare a tutte le persone che sono in ascolto, a quelle che hanno fatto questa domanda, che cosa sia una massoneria deviata, cosa si intenda per massoneria deviata, e cosa distingueva una loggia come la P2 dalle logge considerate regolari. Ecco. Beh, sarebbe forse una puntata per rispondere in maniera capillare alla tua domanda. Si parla di massoneria deviata e loggia propaganda 2, quindi sì, è stata trattata anche in diverse trasmissioni, quindi il tempo purtroppo c'è contrario. Certo, certo. Però per farla più breve possibile, massoneria deviata non è altro che la natura umana delle persone che ne fanno parte che è deviata. In realtà la massoneria non c'entra nulla con gli accadimenti e comportamenti devianti e deviati. Purtroppo capita spesso, a prescindere che sia un contesto sociale associativo piuttosto che un ritrovo fra un gruppo di persone, che tra di esse vi sia qualcuno che ha scopi non leciti e operi a nome di altri. Per farla il più breve possibile, la P2 ha portato negli anni 90, penso stati i primi anni 90, quando c'è stato lo scandalo della rivelazione delle schede di adesione di personaggi famosi dell'epoca. E da lì la massoneria è stata sdoganata, è stata resa appetibile ai non addetti ai lavori, ma è stata comunicata in maniera non troppo corretta dai giornalisti. Non tutta la massoneria è evidentemente deviata. Propaganda 2 è stato l'esempio più eclatante. Era una loggia talmente enorme che era impossibile anche da gestire. Quindi sì, evidentemente al suo interno c'erano elementi disturbanti, inquinanti. Due, ricordiamo per esempio Sindona, il caso del caffè Sindona, banchiere, faccendiere coinvolto con la mafia. Ricordiamo il caso del Banco Ambrosiano con Calvi. È evidente che purtroppo alcune situazioni vengono usate a favore di metodologie criminali, ma ribadisco, il problema di base resta sempre la natura umana. È abbastanza difficile che se si mettano mele marce vicino a mele positive, le mele marce diventino positive. I media in quegli anni hanno galoppato sulla questione P2, anche se non ricordo male, nessuno è stato condannato in definitiva per quegli accadimenti. Ricordiamoci anche che molto di quello che è avvenuto in quegli anni non è stato trovato dei colpevoli, venivano dirottati alla P2, anche quelli. Quello che mi sento di dire relativamente alla massoneria deviata sono comportamenti antimassonici massoneria che non c'entrano niente sostanzialmente con la massoneria di cui abbiamo parlato fino adesso. Assolutamente no, perché se i principi che dicevamo prima si basano sulla libertà, l'uguaglianza, la fratellanza, è evidente che quanto ha fatto la P2 non ci azzecca nulla. Quindi ribadisco, qui parliamo di natura umana deviata. Relativamente alle logge regolari, quali sono? Quelle non deviate, evidentemente, quelle che rispettano i landmarks, i paletti, gli antichi doveri dei liberi muratori. Quelle sono le logge regolari. Sì, anche perché poi sentivo, se non mi sbaglio adesso non mi ricordo chi l'aveva detto, comunque in un'intervista,
dicevano proprio che all'interno della P2 non c'era neanche la ritualità di cui parlavamo prima, cioè sostanzialmente mancavano proprio delle grandi basi, ecco. Bah, tenendo conto che Propaganda 2 era talmente piena di aderenti, tutti i personaggi di spicco, che era impossibile anche gestirli, si parla da nord a sud, gli aderenti, da capi della Guardia di Finanza, ai carabinieri, politici, imprenditori, anche Silvio non era aderente, se ne parlava e si è visto le tessere, quindi era impossibile effettuare un rito con tutte queste presenze, non sarebbe bastato un contenitore di una villa con giardino. Evidente che gli interessi non erano quelli rituali, non erano quelli della massoneria, era un interesse prettamente da fare, certo. Da fare da chiedere inglese, per dire. Certo. Evidentemente una situazione da condannare, ma di per sé, analizzando i documenti, non è stato condannato nessuno. Va bene, Daniele. Intanto ti ringrazio per questa risposta, che era una delle cose che insomma, sicuramente ci finisce sempre in mezzo quando si parla di massoneria. Quindi ho anticipato l'attacco come uno scacchista. Dunque, adesso torno da te, Roberto. Le ultime due domande, una a te e una a Michele, per poi passare alle domande del pubblico che gestiamo insieme. Che sono, ci sono diverse domande, sono anche interessanti. Allora, ecco, questa è importante. All'interno della massoneria ci sono diverse obbedienze, diverse logge e diversi riti. Posso chiederti la differenza tra questi tre termini e quali sono le principali obbedienze e riti presenti in Italia? Sì, va bene, questa è una domanda semplice, nel senso che è abbastanza tecnica, voglio dire, no? Allora, diciamo, l'obbedienza è come dire, l'aspetto istituzionale, no? L'istituzione, potremmo dire. E quindi le obbedienze, fra quelle più o meno antiche, contiamo che con il fascismo tutto fu più o meno azzerato, quindi diciamo, comunque, il Grande Oriente è senz'altro ad oggi l'obbedienza in Italia più grande tuttora, diciamo, poi parliamo del rito, ma insomma, poi c'è la Gran Loggia, e poi io direi, menzionerei la Gran Loggia regolare come emanazione della Gran Loggia stessa, se non ricordo male. Poi ci sono anche obbedienze esclusivamente femminili, perché l'aspetto anche delle donne è senz'altro un aspetto fondamentale, nel senso che alcune istituzioni non accettano, alcune obbedienze non accettano le donne, altre invece sì. Quindi per esempio al Goi, il Grande Oriente, le donne non sono ammesse, quindi diciamo per motivi potremmo dire tradizionali e proprio di metodo le donne non sono ammesse, mentre per esempio nella Gran Loggia d'Italia sì, degli antichi liberi accettati mutatori, quindi diciamo è un'obbedienza mista. Quindi, come potete vedere, siamo proprio all'interno di un discorso molto, molto vasto e differenziato. Per quanto riguarda invece la definizione di loggia, dicevo prima, la loggia, qui sarebbe anche qui una cosa molto vasta, diciamo, ma la loggia è un quadrilungo di per sé, potremmo dire è una stanza adornata in un certo modo, ma che senz'altro non può essere una loggia finché non è abitata da almeno sette fratelli maestri che ritualmente creano la loggia come luogo, dicevo prima, separato diciamo dal mondo profano. Bene? Quindi la loggia, però poi in realtà la loggia che cos'è? È poi in concreto è un luogo dove i fratelli si riuniscono, va bene? E sotto un'obbedienza, e quindi ovviamente le logge sono molteplici, sono molte, no? E all'interno di uno stesso Oriente ci sono più logge. Faccio un esempio: l'Oriente di Firenze, l'Oriente di Prato, l'Oriente di Perugia ha poi dopo diverse logge che lavorano.
Quindi chiaramente ogni loggia poi ha una sua specificità, potremmo dire. Per cui ci sono logge dove si trovano meglio dei fratelli, per esempio, che hanno un interesse filosofico. Ci sono logge dove magari l'interesse è più storico, ci sono logge più esoteriche e teoricamente un fratello può anche poi decidere di non solo di visitare altre logge da quando è compagno, lo può fare, ma addirittura se non si trovasse bene di, con delle procedure, cambiare anche loggia eventualmente. Insomma, la loggia poi è diretta da un maestro, di un maestro venerabile insieme agli ufficiali di loggia, poi magari ne parleremo nel corso di quelli che sono poi gli ufficiali di loggia, perché hanno una funzione simbolica molto importante e proprio di direzione dei lavori. Poi l'ultima parte della domanda riguardava il rito. Come diceva prima Michele, il rito è un qualcosa che viene dopo la massoneria azzurra, ovvero i primi tre gradi, no? che vanno fino al grado di maestro. Le obbedienze che contemplano proprio le camere cosiddette di perfezione, per esempio, sono diverse. Faccio esempio al Goi, cioè il Grande Oriente, ci sono poi diverse possibilità. Il maestro può scegliere diversi tipi di ritualità e può completarli tutti, il rito egizio, il rito rettificato, il rito scozzese, eccetera, eccetera. Mentre quindi sono un perfezionamento dopo quella che viene considerata la massoneria azzurra, giusto, che è quella dedicata ai primi tre gradi. Esattamente. Mentre per esempio c'è nella Gran Loggia soltanto, i fratelli possono, diciamo, seguire soltanto il perfezionamento di tipo scozzese. Quindi, diciamo, poi qui bisognerebbe parlare di che cosa sia lo scozzesismo, ora eviterei. Va benissimo così, le hai già detto abbastanza per questa domanda, volevamo solo fare un punto tra su queste definizioni. Ti ringrazio, passo a Michele, velocemente ti faccio quest'ultima domanda. Se parliamo di arte, quando è che la massoneria ha incontrato gli artisti? Mi fai delle domande che meritano risposte lunghissime, poi mi dici velocemente. Velocemente, dai, qualche citazione. Ma la massoneria è fucina di artisti da sempre. Se noi pensiamo alla massoneria operativa tradizionale, pensiamo alle chiese romaniche, alle cattedrali gotiche, sono state fatte dai muratori. Quindi la massoneria e l'arte sono un'unica cosa. Se poi pensiamo anche che la massoneria, e questo non abbiamo il tempo di approfondirlo, è detta l'arte regia o arte regale in riferimento alle arti ermetiche, appunto, e alla magia, il discorso esploderebbe da morire. E permettimi una micro parentesi, delle volte qualcuno pensa, ma queste conferenze, quando si parla di massoneria, sono parole, 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 sono pochi fatti. È inevitabile che siano parole, perché si può, adesso non voglio entrare nel campo della magia, perché sicuramente la società dello Zolfo mi può insegnare, ma faccio un esempio. Parlare di massoneria è come raccontare quando si fa l'amore con la propria ragazza, ma non è farlo, è un racconto. Quindi non si può entrare in una operatività specifica, perché sarebbe un non senso e sarebbe anche un fare ciò che non va fatto. Ciò detto, gli artisti sono sempre quindi stati dei massoni, e la massoneria è stata anche una fucina di artisti. Tu pensa che esiste ancora negli statuti di molte obbedienze massoniche, e oggi esiste più sulla carta, ma un tempo erano delle figure vive. C'è la figura del fratello artista in ogni loggia massonica. Non paga le capitazioni. Ci sono dei ruoli, delle ricorrenze massoniche dove c'erano i fratelli poeti, i fratelli pittori, i fratelli scultori che dipingevano, componevano musica. C'erano delle tornate, le tornate sono gli incontri dei massoni, con la musica dal vivo composta dai fratelli per i fratelli. L'arte irrompe nella massoneria. Il grado dedicato all'arte della massoneria è il secondo grado, ma per motivazioni specifiche di crescita spirituale, pensando agli artisti massoni,
mi viene in mente Chagall, era massone, ma mi viene in mente qualcosa che adesso i complottisti ne diranno di ogni: la Statua della Libertà è stata fatta da un massone. E guarda caso, dalla Francia arriva poi negli Stati Uniti d'America, e lì con quella lampada. Ma se non massoni, vicino alla massoneria erano gli architetti che hanno fatto la Reggia di Caserta. Chi possiamo... è il monumento a Giordano Bruno, che il 17 di febbraio riempie le nostre pagine Facebook, è stato fatto da Ettore Ferrari. Ma c'è anche un artista che oggi è poco noto, Giuseppe Ceracchi, è stato famosissimo, ha girato tutto il mondo, diventa così famoso che Napoleone lo vuole alla sua corte. C'è un problema: Giuseppe era andato via da Roma perché era un giacobino, perché era un rivoluzionario. Napoleone diventa un tiranno, toglie le libertà individuali, e allora Giuseppe che cosa fa? Organizza una congiura contro Napoleone. Ovviamente viene scoperto e nel 1801 viene ghigliottinato. Questa storiella potrebbe essere letta nel 2021, ma non lo faccio perché mi ha detto che abbiamo poco tempo. Fumetti, Corto Maltese. Il papà di Corto Maltese era massone, iniziata nella loggia Hermes dell'Oriente di Venezia, della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori, Piazza del Gesù. Potremmo parlarne a lungo, e tanto, perché tutte le arti sono nella massoneria, e della massoneria ne hanno parlato tutte le arti. Musica, da Mozart in avanti, è pieno di riferimenti. Certo. Tra l'altro hai citato, intanto ti ringrazio della risposta, è una cosa che questa, che anche all'interno, diciamo, della magia, gli artisti sono tanti gli occultisti che si sono dedicati all'arte, e l'arte stessa poi è un'operazione magica in fondo. Ti ho fatto questa domanda perché ecco, è una cosa che non è sempre associata alla massoneria, all'arte, e invece sappiamo appunto che tantissimi grandi artisti sono stati anche massoni. Riguardo alla cosa che dicevi delle parole, cioè dei fiumi di parole, quindi parole, pochi fatti, tu hai citato la massoneria, ma in realtà ti posso dire che anche in magia servono le tante parole. Serve leggere tanti libri, serve la conoscenza, perché altrimenti la pratica diventa fare delle cazzate. Ed è una cosa che, quindi le parole servono, lo studio serve in tutti i campi, e quando si dice di parlare di fatti, poi bisogna vedere che fatti, chi li fa, cosa fa, perché se no, altrimenti spesso mancano le parole alla base. Bene. Siamo arrivati a questo punto della conferenza, abbiamo concluso le nostre domande della Società dello Zolfo, ma sono tante le domande delle persone che sono in ascolto. Quindi io vorrei rispondere a più domande possibili. Se siete d'accordo, farei risposte veloci, da un minuto. Proviamo a rispondere rapidamente alle domande che vi faccio. Allora, questa partirei da Roberto, perché sennò una proprio che tocca la filosofia. Lorella Agosto dice: come si inserisce la filosofia massonica nell'epoca attuale di declino di un'era materialista ad un'epoca nuova in divenire? Vabbè, velocissimo, non esiste una filosofia massonica, semmai diciamo esiste un metodo massonico, no? Per cui poi dentro una loggia ci sono fratelli con diversi orientamenti filosofici, no? Ammesso che ce li abbiano, perché poi insomma, non è sempre detto. Però generalmente, proprio per intendersi, diciamo che il fondamento tradizionale è senz'altro quello della filosofia, se vorremmo così dire, così, che sta alla base della massoneria. Quindi
ecco, per rispondere in un minuto, direi una funzione di orientamento per tutti, perché chiaramente chi poi è in possesso di una visione delle cose il più possibile dettagliata e il più possibile orientata, non uso a caso questa parola, può poi senz'altro aiutare anche, anche gli altri, quindi in un'epoca buia come la nostra. Quindi diciamo attraverso l'insegnamento, attraverso l'esempio, attraverso la divulgazione, quindi diciamo, ecco, proprio detta in termini così semplicistici, ecco. Però bene, spero che hai risposto comunque anche in velocità. Lorella, grazie della domanda. Daniele o Michele, ditemi voi chi vuole rispondere a una domanda di Cristina Amato, che tra l'altro saluto, che ci segue sempre, e chiede perché in principio la massoneria non accettava le donne. Vai tu Michele, vai. Io. Vai. In principio la massoneria non accettava le donne, apriamo, dammi un minuto e mezzo, parentesi polemica, in principio la massoneria moderna nata a Londra nel 1717 non accettava le donne, perché alcune massonerie antiche le accettavano. Nel 1717 nasce la massoneria speculativa o moderna a Londra, vengono stabilite le regole, tra queste regole c'è l'assenza delle donne. Le motivazioni sono varie, vanno dall'ordine giuridico inglese che impediva l'accesso alle donne per evitare che venissero equiparate a dei bordelli, se non ricordo male, alla considerazione sociale che c'era nell'epoca. Quindi c'erano tutta una serie di motivazioni. Nei secoli questa consuetudine, nata per delle motivazioni anche pratiche, non sempre, non per forza discriminatorie, per molte, per la maggior parte delle obbedienze di stampo inglese, che è perché la massoneria di stampo inglese, la massoneria egemone a livello mondiale e quella che ha più affiliati, hanno mantenuto questa tradizione. Ma ben presto sono nate le obbedienze miste al di fuori dei circuiti internazionali della massoneria inglese, e le stesse obbedienze solo maschili, ma di questo ne parliamo un'altra volta, delle volte per varie motivazioni hanno dovuto accettare delle donne. Una delle storie o storielle che girano era la moglie o la figlia curiosa di un massone che spia una tornata, decidono cosa facciamo, la dobbiamo uccidere? No, accogliamola, e così c'è stata la prima donna massone. Ma in realtà di storie documentate ce ne sono molte, e spero di aver risposto in questo minuto. Direi di sì. Grazie. Grazie anche a Cristina. Daniele, Silvio Amico, una domanda interessante questa. Si può essere espulsi dalla massoneria o si rimane per sempre? No, bella domanda, sì. Si può essere espulsi e si può anche scegliere autonomamente di rimanere in un limbo, si dice mettersi in sonno. Quella può essere una scelta personale oppure si può essere indotti a farlo. Si può essere espulsi per gravi motivi. Parlavamo della P2, per esempio, proprio se è stato depennato Licio Gelli dalle giunte. Quindi la domanda, sì, si può essere espulsi, si può scegliere di prendersi un periodo di riflessione tramite la messa in sonno. Ok, bene. Dimmi Michele. Posso aggiungere solo una cosa che magari può essere utile anche per... Dici. Le persone che ci stanno seguendo. È vero che si può andare in sonno e si può essere espulsi dalla bruciatura tra le colonne, non ne parliamo, però io volevo far riflettere solo una cosa. L'iniziazione massonica è un'iniziazione vera, come tale opera sullo statuto ontologico della coscienza e dell'essere. Quindi è vero che ci si può allontanare dalla massoneria, ma non la si può cancellare l'iniziazione massonica. Quindi, in linea di massima, decidere di aderire alla massoneria o a qualunque scuola iniziatica, farlo sempre dopo aver ben ponderato. Chiedo scusa se... Bene, anche in sì, questo è vero. Bene, Marta Polare, Roberto, a vostro dire il percorso collegato a simbologie antiche come quella dei tarocchi, della cabala
utilizzate dai grandi nomi del Novecento, è tuttora considerata nella massoneria odierna? Quindi ci sono questi elementi? Certo, grazie Marta della domanda. Diciamo che semplicemente la tua è più proprio una constatazione, basti pensare a cose che poi illustreremo più dettagliatamente nel corso, perché già ho pensato insieme anche a Michele, no, di parlare di certe cose, ma per esempio la simbologia della loggia richiama esplicitamente il mondo sefirotico, quindi diciamo il mondo cabalistico, ci sono riferimenti fondamentali a nomi che vengono proprio dall'ebraismo, dalla tradizione diciamo più esoterica, che riguarda proprio l'ebraismo stesso, dal tetragramma a come vengono proprio posizionate alcune cose all'interno della loggia. I tarocchi certamente entrano a far parte proprio, diciamo, anche della cultura normale, classica, direi, di un libero muratore, quindi sono senz'altro anche strumenti simbolici che poi ci aiutano nel percorso iniziatico, no? Quindi senz'altro. Bene, grazie. Tra l'altro, nel mio corso di tarocchi, che a breve ci saranno delle novità che pubblicherò come Società dello Zolfo, uso proprio per il primo livello, quello dove parlo di arcani maggiori, il mazzo di Wirt, e che è uno dei nomi che non a caso ho citato prima tra i grandi personaggi all'interno del panorama esoterico che erano massoni e che ha disegnato uno dei mazzi più importanti di tarocchi, e dove c'è anche all'interno proprio la simbologia massonica del tempio, dei guanti, di tantissimi altri elementi. Giovanni De Rosa, una domanda affascinante questa. Michele, la faccio a te. Cosa significa mettere le mani nel mercurio? Grazie. non è un'espressione tipicamente massonica, però, mettere le mani nel mercurio. Secondo me andrebbe letta in un contesto, perché definire così cosa significa mettere le mani nel mercurio può essere fuorviante. Sicuramente mettere le mani nel mercurio bisogna avere molto coraggio, perché se poi le mani si stringono il mercurio scivolerà via, quindi portare via il mercurio con le mani è un'operazione quasi impossibile, salvo che, e qui lascio volutamente tre puntini di sospensione. Ok, perfetto. Daniele, torna a te. Diana Andronic chiede: perché non bisogna parlarne della propria decisione, ovvero cioè quella di essere entrato dentro la massoneria, se effettivamente siamo liberi? No, se ho capito bene la domanda, non c'è un obbligo di silenzio. Questo sì, ha chiesto questo praticamente, vuole sapere se uno può dire di esserlo o meno. Però ci sono massoni dichiarati che ne parlano tranquillamente, che dicono di appartenere, che chiedono l'obbedienza, e altri che invece gestiscono e adottano la riservatezza. C'è uno che gli altri sono evidentemente massoni, ma non viene nessun obbligo di tacerlo. Bene. Forse è più una convenienza farlo, come diceva Michele, visto che tra virgolette alcuni medici devono anche dichiararlo, oppure dipendenti pubblici in alcune regioni d'Italia, quanto sembra. Bene. Le liste dei massoni, dei nomi dei massoni sono pubbliche. Questo. Certo, assolutamente. Per dirlo, no? Cioè, quindi... Bene. La soglia, Roberto, è una domanda che hai già trattato, ma lui la amplia un po'. Cioè dice: quanti ordini massonici esistono nel mondo e come si relazionano tra di loro? Nell'era della libera informazione digitale, come si fa a scegliere? Ma io partirei, velocissimamente, soltanto un po' dall'ultima parte, visto che magari prima parte un po' fra ordini che poi in qualche maniera non si riconoscono vicendevolmente, perché poi diciamo che, ecco, per rispondere alla soglia, direi questo, che un principio fondamentale in massoneria è quello del riconoscimento, no?
per chi ha fatto un po' di filosofia saprà quanto è importante, ma anche di psicologia, no? Il tema dell'essere riconosciuti, no? Un figlio che è riconosciuto dal padre, dalla madre, no? Ebbene, uno è massone se è riconosciuto per tale, no? E questo principio vale anche a livello poi, diciamo, di obbedienze, no? Per cui si può anche non essere riconosciuti. Magari se io, Michele e Daniele domani ci mettiamo e fondiamo un'obbedienza, probabilmente non veniamo subito riconosciuti dalla Gran Loggia Madre, ma è un rischio che magari possiamo correre. Ma ecco, per dire, poi per quanto riguarda la scelta nell'era digitale, come si diceva prima, la cosa è molto da ponderare profondamente. Diciamo che l'impianto è molto importante. Se per esempio si parla di una massoneria continentale o francese, oppure di una massoneria inglese antica, libera, accettata, cioè sono dei mondi diversi, bisogna un pochino documentarsi e magari capire quali sono poi i cammini, come dicevo prima, a livello poi di approfondimento nelle camere di perfezione che ogni tipo di massoneria poi offre, no? Per cui è chiaro, se io sono interessato al rito simbolico francese, al rito rettificato, dovrò magari andare al GOI se sono in Italia, perché soltanto lì si può praticare. Se sono interessato allo scozzesismo, allora mi muoverò in un altro modo, no? Per cui, ecco, bisogna un pochino cercare di capire quello che noi cerchiamo, no? Ammesso che si possa sapere veramente fin da subito, perché non è neanche detto che sia possibile. Insomma, e quindi si entra un po' in una questione. Bene. Allora, intanto cioè, abbiamo ancora qualche domanda. Voglio sempre ringraziare tutte le persone che ci seguono, tutte le persone che sono in chat, che fanno sempre delle domande molto interessanti, e poi tra l'altro si automoderano, che è penso una delle cose di cui siamo più fieri in assoluto come società dello Zolfo. Un'altra cosa che volevo dire è che qui sotto c'è una bibliografia che abbiamo studiato con i relatori di stasera. Dato che, come sapete, lo scopo di queste conferenze è muovere in voi la curiosità, magari trovate qualcosa di vostro interesse, magari trovate qualche spunto sui discorsi che abbiamo fatto stasera, informatevi, leggete, prendete i libri, iniziate a leggere, iniziate a studiare, e attraverso la lettura e lo studio potrete iniziare a capire, ad esempio, riguardo a questa domanda, quale può essere una visione più simile alla vostra, e così via. Bene, vado avanti. Manuel Clerici dice, Leone, ultimamente la massoneria si presenta quasi alla stregua di organizzazioni benefiche, parlando di bene della patria e dell'umanità per presentarsi bene. Non dovrebbe essere uno sviluppo dell'individuo? E la leggo un po' a una domanda che hanno fatto dopo, che se non mi sbaglio era proprio un po' la ricerca mediatica, la ricerca di se la massoneria cerca finanziamenti, cose di questo tipo. Insomma, questa parte qua, credo che ti ho dato un quadro, no, di questa domanda. Certo. La massoneria è e non dovrebbe essere, come abbiamo detto anche prima, e come molti massoni e se si può dire filosofi della massoneria sostengono, si occupa dell'uomo e dell'essere umano. La filantropia è un aspetto collaterale quasi dell'operazione massonica, perché fa parte della beneficenza. Poi è la parte che più notano e più possono notare coloro che non ne fanno parte. Il discorso, e qui adesso molti massoni italiani non mi vorranno bene, il discorso della patria e dell'umanità, da certi punti di vista si collega al trinomio francese libertà, fratellanza e uguaglianza, che per alcuni, me compreso, è un abominio. Mentre il bene della patria e dell'umanità, se diamo per scontato che la massoneria si occupa dell'uomo e non dell'umanità, che cosa significano? Dovremmo domandarci che cos'è la patria, qual è la patria del massone. Allora, sì, c'è la beneficenza, ma non è fatta per presentarsi come un'organizzazione
benefica, o delle volte viene fatto anche per semplificare, perché rendetevi conto anche di una questione. Noi stasera sono 2 ore che stiamo parlando e abbiamo toccato la punta dell'iceberg di cosa sia la massoneria. E siete tutte persone interessate, che si documentano, leggono. Immaginate davvero dover andare dalle persone che non sanno assolutamente niente, tirar fuori il bigliettino da visita e dire: buongiorno, sono una scuola iniziatica. Come pensate che vi guardi l'uomo della strada? Allora è più facile presentarsi magari pian pianino e far conoscere le opere filantropiche, ma sicuramente l'uomo, lo sviluppo dell'uomo a 360 gradi o microcosmico e macrocosmico è compito preciso dell'istituzione massonica. Bene, ti ringrazio per questa risposta esauriente. Daniele, Maria Giovanna Lanza chiede: in questa grande scuola, scuola dello spirito, viene trasmessa una sapienza esoterica formativa. Quale impegno viene richiesto a chi ne vuole far parte? Ovvero, ci sono degli obiettivi obbligatori? In realtà non c'è nessun obiettivo obbligatorio. L'impegno richiesto è probabilmente la frequenza dell'officina, lo studio, la simbologia, l'impegno con i fratelli, ma questa è una cosa che nasce internamente a chi vuole iniziare questo percorso. Non c'è un test finale da compilare, anche perché l'avanzamento, come dicevamo prima, a gradi superiori tendenzialmente è visto dagli altri fratelli e viene proposto tale avanzamento. Quindi rispondere: obiettivi probabilmente sono quelli personali, ma non che determinano poi l'aumento di grado, perché quello è visto da terzi. Bene, allora io vi ringrazio, direi che ormai siamo veramente fuori, perché siamo quasi a 2 ore, quindi intanto grazie a tutti quelli che ci hanno seguito stasera, eravate tantissimi e siete ancora tanti, quindi avete retto le 2 ore, vi ringrazio a nome di tutti per essere stati con noi, per essere stati con i relatori, che ringrazio a nome di tutta la società dello Zolfo: Roberto Cecchetti, Michele Leone, Daniele Tomasin. Grazie veramente di cuore. Grazie a voi. Grazie per essere venuti qua a questa chiacchierata interessante che abbiamo fatto sulla massoneria. E, tra l'altro, io vi ricordo, primo, che faccio un po' di pubblicità. Michele Leone ha un progetto che si chiama Lexicon Symbolorum, che è un progetto legato al simbolo, una sorta di percorso formativo a puntate, dove ci si può abbonare via Patreon. Una cosa molto interessante, questo lo dico perché io sono uno degli abbonati, è che c'è anche, dato che parlavo di libri, mi è venuto in mente, c'è anche un'opzione dove Michele una volta ogni 3 mesi va a prendere un libro e ve lo spedisce a casa, sostanzialmente con una scheda creata da lui. Quindi questo è un buon modo, perché praticamente si ricevono dei libri durante l'anno da leggere, molto interessante. Ma mi è piaciuto molto, Michele, questa iniziativa. E poi Michele e Roberto, tra l'altro, saranno appunto i relatori di Vitriol, il seminario in 4 puntate che trovate sulla nostra pagina Facebook con tutte le informazioni, tutta la divisione in puntate. Ci sono pochissimi posti ancora disponibili, quindi nel caso vi interessi, nel caso vi abbia affascinato un po' tutto quello che avete sentito, andate a darci un'occhiata e scoprirete di che cosa si tratta. Io ringrazio ancora tutti voi che continuate, intanto nella chat tutti vi ringraziano, vi salutano. Grazie. Grazie a voi. E bene, quindi ci vediamo noi domani, proprio esce l'evento, il prossimo evento della prossima conferenza online. Non vi anticipo niente perché c'è una super sorpresa sull'argomento che tratteremo, usciremo domani penso nel pomeriggio, e quindi ci risentiamo prestissimo. Un saluto a tutti e grazie ancora. Buona serata. Buonasera, buonanotte a tutti. Buonanotte.